Ciao Massimo, ora dovremmo essere ufficialmente in diretta dalla pagina Facebook Young Digitals. Ciao caro, ciao a tutti. Bene, come si può evincere dal titolo della tua job position? Tu sei un filosofo e musicista e sicuramente sei una figura diversa rispetto agli altri ospiti che abbiamo avuto nei nostri webinar. Beh, Abbiamo qualcuno dice anche filosofo trombone, ma spero di no. parlato. Ok, Spero non di mi no. sarei mai azzardato. No, scherzo, Poi dai. entreremo più nel dettaglio anche della parte musicale, che è molto interessante. Come dicevo, solitamente abbiamo parlato per 46 webinar di comunicazione e marketing in tutti gli aspetti e le sfumature. E Certo. oggi arrivi tu che comunque con la comunicazione e il marketing hai qualcosa da dire per vari motivi. Spero. E colgo l'occasione per salutare le mie colleghe Sofia e Elisa del team People, che hanno anche, mi è sollecitato la volontà di parlare un po' più di temi legati alle persone piuttosto che al marketing e alla comunicazione in senso stretto, visto che poi Certo. comunque anche il marketing e la comunicazione sono fatte di persone, al di là della retorica. Senza persone non saremmo nulla, senza gli altri. Tutto quello che facciamo non avrebbe alcun senso senza gli altri. Quindi alla fine potremmo anche dire tutto è marketing. Qualcuno direbbe allora niente marketing, ma dopo vediamo. Bene. E poi Massimo, ho un sacco di piccoli aneddoti per introdurti. Beh, uno, abbiamo scoperto che hai la maglietta perfettamente in linea grafica con il nostro sfondo. Maglietta Picassiana, quella che indossava Picasso in alcune foto memorabili, che però vedo che anche voi avete in qualche modo, in forma più ondulata, avete ripreso, no? Però siamo perfettamente in linea, la cosa ci piace un sacco. Quindi, dopo aver salutato Sofia e Elisa, facciamo un saluto al nostro amico in comune, che è un illustre professore dell'Università di Cambridge, che è Pierpaolo Antonello, nonché mio fratello. Un mito con il quale Ciao abbiamo Pierpaolo. passato serate e serate a chiacchierare, a disquisire del mondo, della vita, di tutto. Eh sì, Ecco, grande avete Pierpaolo. partecipato assieme a diversi festival letterari anche. E Pordenone Legge, Cervia. In varie situazioni abbiamo anche discusso. Io mi ricordo sempre un'estate a Cervia, festival. Abbiamo fatto una conferenza, Pierpaolo ha fatto una conferenza di notte in spiaggia. Alla fine di questa conferenza arrivarono i bombolotti appena fatti. È stata un'esperienza memorabile, memorabile, bellissima. Anni che ci siamo divertiti con Pierpaolo. Sì. La cosa bella è che l'abbiamo scoperto quando ti ho telefonato per metterci d'accordo per il webinar, perché poi ho capito che eri quel famoso Massimo Donà di cui tanto mi parlava mio Io fratello ho da capito che tanti eri quel anni. famoso Alberto Antonello di cui parlava Pierpaolo, mio fratello. Sto fratello, come sarà? Chi sarà? Ecco. Eccolo qua. Chiusa la parentesi da libro cuore, Ci faccio vedere. apriamo altre pagine. Poi, Massimo, è curioso che sei tra i vari ospiti che abbiamo avuto. Soltanto tu e Guglielmo Scilla, detto Wilwush, dicevo, un famoso YouTuber, uno dei primi YouTuber italiani, solo voi due avete una pagina Wikipedia, visto che avete Ah. fatto tante cose in vita. Quindi Sì. comunque di sicuro hai tante cose da raccontare e tante cose hai fatto. Tu sei professore di filosofia, hai iniziato a Venezia, mi pare, laureato nell'81, e tuo vate è stato Emanuele Severino, famoso filosofo. Uno dei più grandi pensatori del nostro tempo, se non il più Ecco, è grande. curioso, mio fratello Pierpaolo mi ha dato un libro di Emanuele Severino quando in quinta superiore stavo preparando la tesina sul leopardi, quindi tutto torna. Tutto torna perché Severino ha scritto ben tre libri sui leopardi. Prima ne ha fatti due, poi ne ha fatto un terzo. Un autore che lui riteneva uno dei più grandi pensatori dell'Occidente, oltre che poeta, chiaramente. Ma Severino è stato quello che per primo forse ha sdoganato la valenza filosofica dei leopardi. Quindi, lavoro straordinario. Tra l'altro, poi riallacciandomi ai temi di marketing e filosofia, ti avevo accennato ieri che io ho ricevuto,
in America, dicevo sempre alle 6 di mattina, è 6 a.m. Review, è questo progetto editoriale di Francesco Favaro di Marketers Academy, che tra l'altro saluto, in cui c'è una citazione di Søren Kierkegaard. Grande. I temi del marketing e della filosofia molte volte combaciano, e quindi non è che stiamo qui oggi a parlare a caso di queste tematiche. Ma guarda, tutti i saperi vengono dalla filosofia, e quindi anche il marketing, anche se non sempre lo sa, viene dalla filosofia. Perché in fondo lo studio delle relazioni è il marketing, no? Il mercato, market significa mercato, no? Il mercato è un luogo di relazioni innanzitutto. E la filosofia cos'è? Logos, legging, cioè connettere, istituire connessioni, relazioni. Quindi è chiaro che marketing e filosofia non solo possono, ma devono parlarci, direi. E Kierkegaard qui parlava di come essere intraprendenti, quindi la libertà delle proprie scelte per poter autodeterminarsi, perché altrimenti rinunciamo a un diritto nostro fondamentale, quello appunto di mettere in campo il nostro sapere, le nostre scelte. Volevi commentare un pochino quella cosa che ti ho mandato? Certo. Guarda, in quella citazione che mi hai spedito, molto bella peraltro, c'è una cosa interessante. Dice che, al contrario di quanto si crede normalmente, che ci troviamo, come dire, privati della possibilità di scegliere una volta che abbiamo scelto, una volta che si sia scelto, ci si trova a dire, ormai la scelta l'ho fatta, non posso più tornare indietro, no? Dice, no, Kierkegaard, attenzione ragazzi, che voi vi trovate a non poter scegliere quando non avete scelto voi, quando avete fatto scegliere agli altri al posto vostro, per non assumervi una responsabilità. Ecco, il punto intorno al quale Kierkegaard, in questo frammento che mi hai spedito, bellissimo, insiste, anche se sono poche righe, insiste, è questo. Assumiamoci la responsabilità, perché comunque scegliamo, e soprattutto scegliamo quando siamo noi a decidere e non lasciamo agli altri per paura, per, qualcuno dice, timidezza, o per non essere chiamati in causa, lasciamo scegliere agli altri, no, dobbiamo assumerci la responsabilità. E allora, una volta che avremo scelto, non è vero che ci troveremo a non poter più tornare indietro. Attenzione, perché se la scelta è stata nostra, siamo sempre in grado di rideterminarla, modificarne gli effetti. In fondo, come diceva il grande Nietzsche, filosofo che ha segnato l'avvento del Novecento, del nostro tempo, come diceva Nietzsche, allora noi potremo anche volere all'indietro. Quindi trovarci liberi anche al cospetto di una scelta già fatta, che sembrerebbe impedirci di tornare indietro, no? No, noi possiamo sempre tornare indietro, anzi, in verità forse, torniamo sempre indietro. Quindi prima cosa, assumiamoci le nostre responsabilità, scegliamo, perché più scegliamo, più scopriremo di poter ancora scegliere. Meno scegliamo, meno crederemo di poter dover scegliere anche in futuro. Ma è importantissimo questo. Grazie Massimo, perché è arrivata proprio per caso questa citazione di Kierkegaard ieri, quindi no, chiaro. Il caso è molto più intelligente di quello che noi pensiamo, no? Infatti sono rimasto anche felice di questa cosa, visto che il mondo esterno ci sta dando spunti in maniera randomica, ma alla fine molto molto precisa e centrata. Chiaro. Faccio un passo indietro, che magari per ascoltare, no? Quello che ci dice il mondo, la realtà, la vita, l'esperienza. Spesso non l'ascoltiamo, siamo sordi, no? Questo è il punto. Invece dobbiamo imparare ad ascoltare, prima di tutto. E il mondo ci dice molte cose, la vita, la realtà, ci dice molte cose. Ecco, mi sembra quasi di averti presentato però con troppe poche parole rispetto alla tua biografia su Wikipedia. Attualmente tu sei professore a Milano, se non sbaglio. Sì, a Milano, a San Raffaele, dove c'è anche l'ospedale famoso di San Raffaele.
dove c'è la facoltà di medicina, chiaramente c'è l'ospedale, la facoltà di psicologia e poi la facoltà di filosofia, in cui io appunto insegno. E sei anche direttore di un master di filosofia del cibo e del vino. Esattamente, fondato 4 anni fa circa, una grande soddisfazione, devo dire, perché proprio anche lì abbiamo sperimentato un rebus, come si dice con il gergo latino. Che cosa? Sperimentato che la filosofia o sa misurarsi con le prassi, con le cose della vita, tra cui mangiare e bere, sono le cose fondamentali della vita, no? Sa misurarsi con queste esperienze. O la filosofia rischia di diventare una disquisizione sul sesso degli angeli, che non interessa molto, mentre interessa di più capire cosa accade quando noi ingurgitiamo un cibo, degustiamo un buon vino, cosa accade quando a tavola con altre persone, altra esperienza relazionale di marketing, quando siamo sempre, come dire, attori di un'esperienza di marketing. Quando siamo a tavola con gli amici, con un buon cibo davanti sul piatto, con del buon vino che lo accompagna, vengono fuori le cose più importanti. In ogni caso, le grandi scelte, le grandi decisioni si fanno spesso a tavola. Perché siamo tutti più liberi dai nostri, come dire, artificiali ruoli, i ruoli che ci diamo, che ci dà la società, in cui alla fine finiamo per identificarci, no? Io sono il professor Donà, ma che professor Donà? Io sono una persona che pensa, che vive, che no, no, ma lei è professore, ma no, lei è professore. Siamo tutti persone, no? E quindi a tavola, ecco, questi ruoli ci consentono di far emergere con più libertà quello che siamo, la molteplicità delle sfaccettature che ci caratterizza, che spesso il ruolo tende a darci un volto univoco. Anche qua, marketing, io credo, debba innanzitutto, non solo, devi imparare mille cose chi lavora nel marketing, ma per lavorare nel marketing, io credo, bisogna essere in grado di far emergere il più possibile le infinite sfaccettature delle persone. Se noi invece riduciamo il cliente, tra virgolette, al volto che la società, un certo ruolo, gli ha assegnato, non otterremo granché, non andremo molto lontani. Invece bisogna il più possibile, come dire, fare in modo che le persone riescano a far venire fuori, venire alla luce, l'infinità di colori, di qualità che siamo tutti noi. Spesso invece poi le, come dire, costringiamo entro un colore, come dire, come si direbbe in pittura, un monocromo, no? Io sono il filosofo, lui è l'economista, lui è l'artista, no? Ecco, no, no, siamo tante cose. Allora, per capire gli altri dobbiamo capire innanzitutto questo, che più facciamo emergere questa molteplicità, più il nostro, come dire, fare relazionare sarà un fare che avrà risultati importanti, positivi, quindi ci darà soddisfazione anche. Ecco, cibo e vino che fan part sono emblematici soprattutto in Italia e sono una industry molto importante anche a livello economico, sia Direi che come... sono il fiore all'occhiello dell'Italia insieme all'arte, che abbiamo i capolavori in un piccolo pezzo di terra che neanche tutta l'Europa ha, messe insieme. Abbiamo un cibo e un vino cibi e vini che, voglio dire, ci sono invidiati da tutti, no? Ma anche e soprattutto perché noi in una piccola zolla di terra, qual è l'Italia, abbiamo una diversificazione pazzesca. Ci sono, come dire, orizzonti climatici diversissimi, la collina, la montagna, il mare, che si intrecciano, che danno luogo, chi produce vino lo sa, danno luogo a, come dire, infinite possibilità che nessun altro paese ha. Ma pensiamo a tutto, ai formaggi, insomma, abbiamo una quantità di particolarità, di specificità che non ha nessuno e che noi purtroppo, ecco,
ecco un nostro difetto, non sappiamo vendere bene come altri paesi. La Francia è bravissima in questo, no? I francesi sappiamo, sono molto pieni di te e sanno vendersi bene. Ogni cosa che fanno, ogni cassatina che fanno diventa importantissima, no? Noi invece tendiamo a sminuirci sempre, no? Siamo esteropoli, ma in tutti i campi, anche nel mio, anche in filosofia, no? Qualsiasi filosofetto francese, tedesco, che magari cioè, vede da lontano e dal basso un filosofo italiano come Severino, come Martino Cacciari, come Vincenzo Vitiello, come Carlo Sini, che sono giganti della filosofia, li vede da lontano. Noi però li idolatriamo. Quando viene uno straniero, ecco, dobbiamo imparare a venderci. E l'Italia non sa vendersi perché non sa innanzitutto raccontarsi. Questo master dovrebbe insegnare a chi lo frequenta, oltre a tutte le cose tecniche, chiaramente, come si vinifica, come si fa marketing, appunto, ma se non impariamo a raccontarci, perché noi dobbiamo capire una cosa, secondo me, importantissima. Io quando vendo un prodotto, e voi che fate marketing lo sapete, dovreste saperlo, quando vendo un prodotto, io non vendo affatto quel prodotto, la qualità di quel prodotto, io vendo una narrazione. Se non c'è narrazione, non me ne frega niente di quel prodotto. Io, per esempio, faccio un esempio per farmi capire. Io amo, tra le varie città, che sono tante di belle chiaramente, in particolare Parigi, no? Io se potessi andrei tutti gli anni, 2 mesi almeno, a Parigi. Un'altra cosa in comune, anch'io molto Anche volentieri. tu, ecco, vedi, è bellissima anche Londra, è bellissima anche, che ne so, Berlino, Praga, sono stato, no? Non a Praga, ma a Berlino, a Londra, sì. Ecco, però non è che io dico è più bella Parigi perché faccio un confronto quantitativo, ha più chiese, ha più quadri, cosa c'ha? Perché? No, perché a me Parigi evoca un'infinità di narrazioni, le cose che ho studiato, gli autori che amo. E quando io passeggio per Parigi, vedo in controluce queste pagine, questi incontri, questi cenacoli letterari, filosofici, quando passo per il Café du Flore, quando passo dove penso che c'erano Sartre, c'erano tutti gli esistenzialisti, quando io mi immagino tutte queste grandi narrazioni e allora vado, compro quel prodotto, compro Parigi, una vacanza a Parigi, perché mi è stata raccontata bene Parigi. Io quando vado non vado perché sono quegli oggetti lì, quella caramella, quel formaggio lì, vado perché in quel formaggio io riconosco delle storie. E se non conosco queste storie, che sono storie artistiche, letterarie, culturali, di vario genere, e se non conosco queste storie, quel formaggio sarà un semplice pezzo di formaggio. Ma un grande artista come René Magritte ci insegnava che la pipa, quando è artistica, non è una pipa. Allora io devo capire, devo fare sì che il cliente sappia vedere in quella cosa tutt'altro. Se no, se vedo solo quella cosa lì, bisognerebbe inventare delle pubblicità, magari dico cose banali perché non è il mio campo, ma delle pubblicità in cui si parla di quella cosa parlando di tutt'altro. Mentre io, per esempio, come sono ossessionato da certe pubblicità che vedo per TV, adesso poi siamo sempre in casa, quindi vediamo spesso le pubblicità, no? Quella che dove c'è Del Piero e la Cucinotta, no? Dell'acqua minerale, che è a dir poco irritante, no? Perché punta sul fatto che l'acqua minerale, non diciamo la marca, X, fa bene. Ma non è niente che faccia bene. Certo, si suppone che un cibo che viene venduto non faccia male, se no non dovrebbe essere venduto. Ma io non compro quell'acqua minerale perché mi dicono che Del Piero e quell'altro mi dicono che fa bene, in modo tra l'altro abbastanza irritante. Ma devo vedere tutt'altre cose. Allora, il vero, come dire, facitore di persuasione, diciamo facitore di persuasioni, no? Deve far percepire all'altro che lo sta accompagnando in un viaggio. Dobbiamo imparare, ecco, a viaggiare. Adesso siamo in un tempo di pandemia, chiusi a casa, tra quattro mura, no? Adesso meno perché fase 2, pare, no? Quindi un po' meno. Però il problema del viaggiare non è un problema fisico. Io ho tanti amici che sono presi dalla smania del viaggio, no? Andrebbero continuamente in giro per il mondo, no? Perché fanno esperienze, pensano di fare tante esperienze.
ma sei sicuro di fare tante esperienze viaggiando così? Solo perché fisicamente attraversi vari luoghi, guardi varie, che ne so, paesaggi, monumenti. Viaggiare non è questo, viaggiare è saper viaggiare anche davanti a una cosa che apparentemente è nota, è scoprire che quella cosa non è affatto nota. Insomma, dovremmo capire, con la filosofia ci dovrebbe insegnare questo, anche a chi fa marketing, che noi, al contrario di quello che si crede, non dobbiamo procedere nel processo di conoscenza, di maturazione, di come dire, capacità di muoversi nel mondo. Non dobbiamo procedere dall'ignoto al noto. Sbagliatissimo. Dobbiamo procedere dal noto all'ignoto. Dobbiamo, come dire, rovesciare le cose e mostrare che non sono affatto quello che noi crediamo. Quel noto che pensiamo quando quella è una caramella, quello è il formaggio a fette che si usa per... No, no, quello, se fosse solo quello, ma chi se ne frega? Ce ne sono mille altri tipi di formaggio che devo mangiare quello. Quello lo mangio solo se mi fa viaggiare. Noi dobbiamo imparare a viaggiare al di là del modo fisico con cui anche per fortuna si può sempre viaggiare. Ecco Massimo, la cosa bella è che stiamo un po' improvvisando la conversazione in maniera jazzistica come arriviamo anche sulla musica. Certo. Riguardo quello che hai detto e che hai raccontato sul modo di raccontare delle storie per raccontare un brand e tra virgolette vendere dell'altro, delle emozioni, un viaggio. Magari ti è sfuggito, ma qualche settimana fa il buon Alessandro Del Piero è stato operato di calcoli renali, Sì, qualcosa no, del io mi informo anche tu, sciocchezza, ma mi informo. ha fatto No, sorridere poi tanto sta storia legata al marketing di quella marca certo, d'acqua. perché in America non si vende quell'acqua lì, capito? Per quello Ah, che ho fatto sarà per male. quello allora, sì. Forse L'ho hanno fatto una detto lui. figuraccia. Anche scherzando un po', giustamente, no? Come seconda cosa, poi tra l'altro, una nostra campagna che abbiamo realizzato l'anno scorso per un noto marchio di Würstel, l'abbiamo fatta non facendogli mai vedere Würstel. Abbiamo fatto una linea di Ecco. abbigliamento con questo marchio iconico, perché è un marchio iconico, Woody, vabbè, si sa, non è che dobbiamo nasconderlo, e l'abbiamo fatto indossare, oltre alle persone, anche a dei cantanti indie alternativi. E quindi Certo. ovviamente si parlava di marchio in un contesto completamente diverso rispetto a quello in cui si consuma il Bravo, prodotto, che bisogna è Woody. essere spiazzati. Più siamo spiazzati, più siamo attirati da quel che ci spiazza. Quel che non ci spiazza è banale, no? È scontato, non lo guardiamo neanche. Cosa guardiamo? Su cosa ci soffermiamo? Su qualcosa che ci spiazza, che ci destabilizza in qualche modo, no? E allora siamo... Ma cosa è successo? Se no, sa già cosa è successo, non mi interessa, no? Ora dobbiamo, come dire, cercare di alimentare, io lo chiamo così, mi piace chiamarlo così, uno sguardo obliquo. E qui cito un grande scrittore che anche tuo fratello conosce bene, sul quale anche ha scritto, Daniele De Giudice, che parlava in un bellissimo suo romanzo, Staccando l'ombra da terra, dove parlava delle sue esperienze di volo, no? Parlava proprio dello sguardo obliquo che dall'aereo, chi va in aereo, chi guida l'aereo, deve imparare ad acquisire, sguardo obliquo. Quindi anche il marketing, secondo me, deve, noi dobbiamo, ma in tutti i campi, anch'io quando faccio filosofia, quando faccio lezione, anch'io sto vendendo un prodotto, no? La mia competenza, la mia conoscenza, la mia capacità di riflessione, che deve attirare chi mi ascolta, no? Chi mi ascolta, se no poi dopo 3 minuti si annoia. E pensa a tutt'altro, no? E devo in qualche modo continuamente depistarlo, sorprenderlo, devo farlo viaggiare, appunto. Alla fine lui, come direbbe il grande Bergson, avrà fatto un'esperienza temporale magica, ecco il tempo sospeso, sospeso, diciamo tutti adesso, magica perché? Perché avrà vissuto quell'ora, o quelle 2 ore, se la lezione dura 2 ore, come se fossero 5 minuti, mentre spesso nella vita ci capita di vivere 5 minuti che non passano mai, che sono come 2 ore. Bergson dice: ecco, uno è il tempo vissuto, quello oggettivo dell'orologio, è sì, un tempo che ci serve nella vita. Se abbiamo un appuntamento, cerchiamo di essere puntuali, ci serve l'orologio, se no. Ma quel tempo lì è un tempo strumentale, ma non è il tempo di cui facciamo esperienza davvero, che è un tempo che non è mai uguale a se stesso, è fatto di infinite sfumature, che può essere lunghissimo
o brevissimo, indipendentemente dalla durata oggettiva. E allora, ecco, io credo che i prodotti riescono, o le, diciamo meglio, le relazioni anche di vendita, le relazioni, funzionano tanto più quanto più, per l'appunto, noi sappiamo, come dire, modellare il tempo e dargli delle curvature che non hanno poco a che fare spesso con quelle del tempo oggettive. Allora, questo tempo sospeso in cui siamo, che spesso la gente vive male, no? Insofferente, basta, voglio... ma perché? Perché appunto pensa di perdere del tempo, perché dice io passo 24 ore chiuso in casa, fermo, non posso muovermi nello spazio, quindi il tempo non lo sfrutto, ma tu puoi vivere quell'ora che sei a casa come se fosse un anno, se sai viverlo, se ti leggi un bel libro, un bel romanzo, o se ti scrivi degli appunti, o fai quello che vuoi, dipingi, suoni la tromba, suoni la chitarra, piuttosto che ascolti un bel disco, cioè dei Beatles magari, oppure di Miles Davis, no? Ecco, e sono modi per modellare il tempo e liberarlo dalla gabbia, dalle catene a cui sembra costringersi il cosiddetto tempo oggettivo. Secondo me. Questo è molto importante. Restando in tema di tempo sospeso, che è un po' la chiave del nostro discorso oggi, tu come hai vissuto questo tempo sospeso in questi mesi? Che alla fine il tempo è relativo, lo dicevano altre persone in altri contesti, però in effetti è relativo anche per il fatto che ognuno ci dà un peso proprio, tanto più in questo periodo sospeso, ognuno ci dà delle valenze positive e negative. Qualche tuo suggerimento per viverlo e goderlo in maniera più positiva possibile? Certo, sì, no, questa è una domanda molto pertinente in questo momento, perché io credo che molte persone, purtroppo, mi accorgo dalle testimonianze che sento, di amici o quello che leggo, insomma, molte persone, anche se non se ne rendono conto, sono ancorate ad un tempo strumentale, oggettivo, cronologico, che, attenzione, in questa condizione di immobilità spaziale è ancora più soffocante, ma lo è sempre nella loro vita soffocante, perché sono tutti affaccendati ad inseguire gli impegni, gli appuntamenti secondo la come dire, scansione della lancetta, no? E a non cogliere più la dimensione qualitativa. Questa condizione che ci ha costretti all'immobilità è una chance, secondo me, una grande chance che poi possiamo prendere o anche perdere, ma io invito a, insomma, cogliere questa chance, a prenderla e a farla propria, di rideterminare qualitativamente quel tempo che solitamente riduciamo a mera quantità. E allora, ecco, anche qui, impariamo a modellarlo, scopriamo una infinità di cose. Possiamo scoprire, io le ho scoperte in questo tempo in cui non mi sono mosso, normalmente giro continuamente per conferenze, per concerti, per cose, no? Ho scoperto un sacco di cose che solitamente rinvii, non guardi, dici sì, farò, faremo, poi vediamo, no? O fai anche piccole cose, magari con la tua compagna, con chi vuoi te, fai delle piccole cose in cui veramente scopri che le cose importanti poi, anche lì, come Einstein ci diceva a proposito del tempo, anche per l'importanza delle cose, è tutta relativa, dipende, ci sono cose che possono apparirti all'improvviso importantissime quando tu avevi sempre invece dato più importanza alle cose che, anche lì, come il tempo, anche qui oggettivamente sembrerebbero dover essere, poter essere considerate da tutti più importanti. Questo tempo ci offre la possibilità di, allora, io dico, staccare, come se noi tirassimo un nastro di scotch, no? Staccare lo scotch, che normalmente ci incatena. Via, via lo scotch, liberiamo, via il tappo che ci ha chiusi per sempre, per anni, no? Che ci chiude sempre normalmente, e lasciamo uscire, appunto, nuovi livelli di rilevanza delle cose, lasciamo uscire anche capacità, una capacità di fantasticare che normalmente viene soffocata dalle
incombenze invece pratiche esteriori, no? E cioè, quando mai abbiamo il tempo di fantasticare, no? Siamo talmente presi da dover fare questo, dover far correre di qua, far lezione, andare al consiglio di facoltà, poi c'è l'appuntamento con la casa di vini X, poi c'è così, il treno dove potremmo un po' fantasticare, ci viene sonno perché siamo stanchi, prendiamo sonno, e quando mai fantastichiamo? Impariamo a fantasticare, a sognare, non solo di notte, perché si può sognare anche di giorno, e anzi sono molto più interessanti i sogni che facciamo di giorno. E allora ecco anche riprendere tutta una serie di attività che solitamente consideriamo degli hobby, cioè delle cose secondarie, che facciamo a tempo perso, anche qui, tempo perso, vedi? Che è Grazie. dire, no? Il tempo perduto non è quello di Proust, che era un bel tempo perduto, è un tempo perso perché? Perché appunto le cose che contano sono altre, no? Cerchiamo di dedicare poco spazio al tempo perso, perché è un tempo che buttiamo via. No, invece tempo perso, l'otium, i latini parlavano dell'otium, è nell'otium che capiamo un po' meglio chi siamo e possiamo crescere, maturare e, come direbbe sempre il buon Nietzsche, diventare forse quello che siamo, ma che molto spesso soffochiamo, non consentiamo a ciò che molto spesso non consentiamo di palesarsi. Ecco, diventiamo quello che siamo. Allora, fantasticando, scoprendo rilevanze diverse rispetto a quelle solite, e scoprendo la possibilità di viaggiare anche senza muoverci nello spazio, che forse è molto più esaltante, del semplice muoversi nello spazio, che poi spesso ci muoviamo nello spazio, ci sono le zanzare, è troppo caldo, pieno di gente, no? Invece, stiamo comodi, ma sul divano possiamo viaggiare liberamente, no? Per mille luoghi dello spazio dell'esistenza. Dovremmo fare un secondo incontro dedicato invece allo spazio, visto che abbiamo fatto prima il tempo. Il Ce lo tempo, sentiamo. siamo gli a priori di Kant, lo spazio e il tempo, no? Il tempo l'abbiamo un po' assaggiato. E poi lo spazio è molto importante, perché anche lì sarebbe da mettere in questione che lo spazio, come normalmente anche Kant pensava, sia solo una determinazione delle cose esterne. Ecco, fatto fisico, insomma, no? Fatto è anche un fatto metafisico, attenzione, ma su questo adesso mi taccio perché sennò facciamo troppo lunga. Io ho preso un po' di appunti perché poi, restando in tema di tempo, tra un po' magari andiamo tutti a mangiare. Certo, allora. Andiamo corto per il punto di palinsesto, non perché non sia interessante, Massimo, anzi, adesso andiamo ancora avanti un pochino perché mi sono segnato 3-4 cose. Bella la metafora dello scotch che ci tiene legati. A Certo. volte fa pure un po' l'effetto strappo di Esatto. epilazione. È quello. Che può essere anche doloroso lo strappo, no? Sì. Però è bene attraversarlo, se no non ci liberiamo mai, eh? Poi liberatorio. Senti, Esatto. magari tiri via anche qualche pelo, qualche cosa di troppo. Esatto. Era Mi viene in superfluo, mente questo. qualche pelo superfluo, diciamo, no? Sì. Ecco, poi Tanto superfluo nella nostra vita, troppo superfluo, troppo. il discorso su Proust, sul tempo perduto di Proust, anche lì mi è fatto venire in mente una cosa. Tornando poi nella mia casa, mia e di mio fratello, in campagna, San Martino di Lupari, rivedere dopo un po' di mesi, Sono stato vedi quante cose si scoprono tutte in diretta. Molto, molto jazzistica questa cosa. esatto. Rivedere determinate cose, determinati colori, il giardino, o rimangiare le cose di mamma ha l'effetto di Madeleine Proustiana. È chiaro, ma è chiaro, perché appunto quella che mangi non è un risotto e basta. Ha un senso, diventa anche lì una cosa rilevante nella tua vita, perché non è un semplice risotto, lì ti rimanda un'infanzia, a delle atmosfere, degli odori, dei suoni, ad una che non è nulla di definito, appunto, perché l'oggetto è definito. L'oggetto è definito come quel significato, se è quella cosa lì, è un risotto che, insomma, mi invento adesso ai funghi porcini che faceva tua mamma, magari, ma invece quando tu fai questa esperienza be bella, intensa, quel risotto non è più un risotto, ti consente di andare via con la fantasia, perché poi quelle cose che hai vissuto, attenzione, non sono mai state pure oggettualità, sono quello che tu adesso avverti quando le rivivi.
Siamo sempre, io, questa è un'altra questione bella, siamo sempre al secondo passo, mai al primo. È il secondo passo che ci fa, che ci illumina sul primo, no? Allora, il primo assume rilevanza perché lo stai rivivendo adesso. E magari quando eri piccolo, ammesso che ci sia stato un tempo che tu eri piccolo, faccio il filosofo, ammesso che ci sia stato un tempo che tu eri piccolo, quelle cose erano molto banali, eri più preso magari dal fratello maggiore che ti dava gli schiaffi, che ti spingeva, eri più altre cose. Adesso invece cogli tutta una serie di cose che non c'erano quella volta. Ma è importante che proprio, come dire, nell'incontrarle di nuovo tu le scopra per la prima volta in verità. Che qua il tempo è, non è così come noi crediamo, quello dell'orologio appunto, no? Il tempo può cominciare anche dal presente e andare verso il passato, dove il nostro futuro è la continua riscoperta del passato. Noi cosa facciamo nella vita noi? Questo è importante anche per chi si rapporta agli altri. Facciamo altro che costruire un passato, se ci pensi. Non è alle spalle il passato. Noi, andando avanti, facendo, progettando, stiamo costruendo quello che poi di cui ci ricorderemo. Cosa sono io adesso? Quello che ho costruito nel mio passato. L'ho costruito il mio passato, non era prima che lo costruissi. E allora ecco che questo, anche qui, queste, come dire, figure simboliche, logiche, devono essere padroneggiate anche da chi vive il mondo delle relazioni, della vendita di prodotti, perché tu devi far diventare le cose che venderai delle Madeleine per il cliente. Se no, sai, devono tutti vivere come il protagonista dell'opera di Proust. Insomma, questo è il nostro compito, cioè trasformare la vita in una grande, come qualcuno diceva, una grande opera d'arte, no? Qualche artista diceva, e possiamo farlo intensificandola e, come dire, spingendo, staccando il nastro di scotch, curvando le rette, le linee sempre troppo rettilinee che ci guidano nella vita, no? Sempre abbiamo linee geometriche, no? Ecco, diciamo così, un po' più Kandinsky, meno Mondrian, scherzo, tanto per giocare un po', no? Curviamo le linee, come faceva Kandinsky, no? Perché sennò le linee rette sono una bella rappresentazione utile, utilissima, se no la geometria e la matematica non ci sarebbero state utili, anche i nostri computer non ci sarebbero senza queste grandi... Però poi la vita è un'altra cosa, è fatta di curve, tutta curve. La vita è una dimensione barocca, che è curva, sai, il barocco è tutto queste curve che si rincorrono, che si intrecciano, e questa è la vita, no? Noi dobbiamo, come dire, curvare la monotonia di una vita che spesso, troppo spesso, è rettilinea, come le lancette dell'orologio, come la sequenza sempre uguale. Dobbiamo fare questo, e allora io credo che far viaggiare l'altro, intensificare la sua esperienza, significhi anche proprio trasformare, per quel che è possibile, una esistenza spesso banale in un'esistenza talvolta entusiasmante. Dare entusiasmo. Ecco, faccio fatica a dire qualcosa dopo questo intervento, Massimo. Rimango sulla metafora del tempo, poi cambiamo velocemente argomento. Penso che anche la linearità del tempo sia stata modificata in questi mesi. Cioè, sospeso perché si è tolto da questa linearità, è stato, non so, congelato, non saprei come dirlo. Bravissimo, bravissimo. Per questo io dico che è una grande chance questa, dobbiamo coglierla, no? Invece noi la pensiamo, molti la pensano ancora, purtroppo, ma magari tanti anche no, la pensano come una interruzione della linea retta, no? No! Qua ti viene offerta la possibilità di curvare questa linea, allora togliamola questa linea. Troppa gente è insofferente, basta con la chiusura, ci incatenano, ci rendono schiavi, regime autoritario. Ma cosa dite? Ma cosa dite? Ma cosa dite? C'è un virus che ci costringe, per precauzione, a non avere troppi contatti. Va bene, è una condizione temporanea, che però, come sempre, può essere vista in positivo, no? Il bicchiere pieno
bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, tutto lì, no? Dobbiamo cogliere le opportunità che ci vengono date in questa condizione. E io credo che ci siano molte belle, affascinanti opportunità, fermo restando che avremo voglia tutti di vedere più persone, ma ciò che perdiamo può essere, io credo, sufficientemente compensato da ciò che ci viene offerto come guadagno possibile. Bisogna però modificare un po' la nostra testa. Ecco perché per me questa pandemia potrebbe, ma potremmo anche poi non cogliere questo messaggio, essere un messaggio, coglierlo come messaggio per cambiare un po' il modo di vivere, no? Modificare anche il nostro modo di vivere nel futuro, quando sarà tutto normale, no? Ecco, se facciamo questo, sarà stata un'esperienza utile, per quanto per molti versi disastrosa, perché sono morti in tanti, stati male, hanno sofferto molte persone, è chiaro. Nessuno lo nega, anzi, è la cosa più evidente di tutte, questa, no? Ci sono quelli che negano anche che la Terra sia rotonda, quindi figuriamoci, uno può negare tutto, no? Però, ecco, questa esperienza può essere per chi è sopravvissuto a questa pandemia una grande opportunità. Io credo che il nostro compito, la nostra responsabilità, ecco, che, torniamo all'inizio, a Kierkegaard, è scegliere questa chance in positivo, cogliere questa opportunità in positivo. Se non lo facciamo, siamo di poco di buono, non siamo degni di essere quegli umani che diciamo di essere, ecco. E siamo degli schiavi, schiavi non del governo che ci impedisce di uscire, come tanti cretini dicono, no, ma siamo schiavi di noi stessi, delle nostre, come dire, banalità, dei nostri luoghi comuni, dei nostri pregiudizi. Ecco, dobbiamo trasformare i pregiudizi in giudizi, ma il giudizio, appunto, non è una lineare sequenza di soggetto, verbo e predicato. Il giudizio è un periodo che può avere delle incidentali, delle consecutive, può avere, come sappiamo benissimo, può essere anche molto complesso. E Proust sapeva, come dire, disegnare giudizi molto complessi, che riflettevano nient'altro che la complessità della vita. E noi troppo spesso pensiamo sia molto banale, molto semplice la vita, no? Per cui poi alla fine cosa è importante? È importante arricchirsi, è importante diventare, avere potere, no? Lineare, no. Spesso poi, come ci insegnano tutti, ma anche Schopenhauer, anche i buon Leopardi, appunto, insegnano tutti, spesso gli obiettivi che ci poniamo, anche quando li raggiungiamo, si rivelano deludenti, perché forse c'è stato un errore di fondo, no? Non era quello ciò di cui avevamo bisogno, era altro. E io credo che sia proprio questa chance che può farci scoprire anche ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Ecco, qua sarebbe una conclusione perfetta per questo intervento. Io però ne approfitto per farti due domandine veloci in più. Vai, vai, vai. Una è una considerazione, quindi magari la gente pensa che la vita del filosofo sia ferma sui libri, però anche per te il lockdown ha portato dei cambiamenti perché sei abituato a girare per festival, sia filosofici che musicali. Quindi Certo. hai dovuto startene buono anche tu e rivedere un pochino il tuo planning tradizionale. L'altra è una domanda, te l'avevo già fatta, così una curiosità, il tipico luogo comune. Cosa vuol dire prenderla con filosofia? Bella, bella, partiamo da questa. Mi piace perché appunto spesso nei luoghi comuni si nascondono cose molto interessanti, no? Perché poi alla fine ne ascoltiamo solo il suono, no? Prendila con filosofia, poi non sai cos'è la filosofia, non sai cosa vuol dire prendere la filosofia, però è bello dirlo, prendiamola con filosofia, non sappiamo bene di cosa stiamo parlando, ma la prendiamo con filosofia. Allora, no, questa frase è importantissima invece perché prenderla con filosofia vuol dire prenderla in modo non diretto, non lineare, secondo appunto i percorsi banali di una logica strumentale che utilizziamo quasi sempre. Vuol dire prenderla, appunto, come dicevo prima, ponendosi da una prospettiva obliqua, guardando la cosa come facciamo con i quadri, spesso dobbiamo metterci a una certa distanza, guardarli da lato, guardarli come gli anamorfosi, no? Dobbiamo posizionarci. Prendere la filosofia vuol dire prendere il mondo, la vita, le esperienze, imparando a posizionarci,
nei modi più diversi possibili, perché potremmo scoprire che quella cosa, vista in un modo, vista in un altro, si modifica continuamente. Non era quella roba lì che pensavamo noi in modo lineare, no? Quell'oggetto lì, ma era mille altre cose. Prendere la controproduttiva vuol dire darsi il tempo, ecco, tempo sospeso. In fondo, questo tempo sospeso che stiamo vivendo è un tempo filosofico, quindi essenzialmente filosofico, perché ci invita a, io dico sempre, la filosofia cosa fa? Ci invita ad arrestarci, a fermarci. Fermati, prendi fiato, fermati, fermati, rilassati, rivedi un po' tutto. Ripensa tutto, Descartes, no? René Descartes, detto Cartesio, per gli amici Cartesio, ci invitava a dubitare di tutto, no? Lui comincia a dubitare di tutto. Le meditazioni metafisiche sono un straordinario racconto di un'esperienza di messa in questione di tutto. Allora, prendere la filosofia vuol dire fermati, non correre, fermati, guarda, spostati, rivedi, ripensa, ma è veramente così? Potrebbe essere altrimenti? Il dubbio, prendere la filosofia vuol dire essere un po' più disincantati, non come dire, credere per un impulso immediato alle persone, agli altri, alle cose che ci vengono dette, proposte, ma darsi tempo, che significa anche respirare, non aver fretta. Normalmente nella vita noi abbiamo sempre fretta, siamo sempre in ritardo, dobbiamo correre di qua, correre di là. No. Prendere la filosofia vuol dire darsi il tempo per vedere se le cose siano veramente così o potrebbero anche essere altrimenti. E allora potremo scoprire davvero che le cose sono molto più ricche e affascinanti di quello che ci sembrava che fossero. Ecco, io dico questo. Quindi prendere la filosofia è questo. Allora la mia vita è cambiata in questa esperienza, come la vita di tutti noi, ma da filosofo ho cercato di proprio approfittare di questa occasione per esasperare ancora di più quello che dovrebbe essere il comune atteggiamento filosofico e metterlo in pratica non solo a parole, perché lo diciamo a chi ci ascolta, lo diciamo nelle conferenze, nelle lezioni, ma viverlo davvero, non solo dirlo, enunciare queste parole, ma viverle, che è un'altra cosa, perché la filosofia si può dire e si può vivere. Il vero filosofo è uno che anche, come dire, sperimenta ciò di cui parla, ciò di cui scrive, ciò a cui dà parola, perché se no diventano chiacchiere, diventano appunto disquisizioni sul sesso degli angeli, che non sappiamo neanche se ci sono poi gli angeli, quindi ci sta. Ecco, quindi insomma, questo credo sia una cosa molto importante. Quindi hai fatto bene a farmi questa domanda perché prendere la filosofia è un po' la chiave di tutto, no? Vediamo il filosofo, è quella roba che se c'è, se non c'è, non cambia niente, no? Il solito proverbietto, no? Che ci sia, non ci sia, per la mia vita è la stessa cosa. No, la filosofia non serve, certamente, non ha una utilità immediata. Se io imparo a, che ne so, aggiustare i motori delle automobili, ho una capacità immediata, no? Hai studiato filosofia, e cosa hai imparato a fare? Imparato a vivere. Questa è la cosa più importante. Io sono meccanico. Pensa anche per mia madre, avendo un figlio come mio fratello che ha studiato filosofia, che cosa poteva voler dire a fine anni 80, inizio anni 90, studiare la filosofia. Quindi, Certo, perché spesso la gente. poi sono arrivato io che invece studiava comunicazione e lavorava sui social network. Quindi, povera Un'esperienza variegata, madre. Sì. giusto del mondo, no? Il mondo è vario, il mondo è sempre ricco di sorprese, no? E poi alla fine, io dico, si può fare quello che fai te filosoficamente, si può fare filosofia anche in modo stupido. Quanti filosofi, i miei colleghi, insegnano filosofia, ma non vivono filosoficamente, non fanno filosofia. Attenzione, può fare molto più filosofia un musicista, un protagonista del marketing può fare più filosofia. Dipende, non è questione di disciplina. Sì, poi chiaro che oggettivamente io ho fatto quella facoltà che si chiama facoltà di filosofia, un'altra ha fatto la facoltà di economia e va bene. Ma poi in realtà fare filosofia significa, come dire, essere soggetti di una certa pratica, prima di tutto, una pratica che può essere filosofica o poco filosofica. E allora questo non dipende da cosa hai studiato. Tu puoi scoprirti molto più filosofo di tuo fratello, al limite, no? Se lui si incazzerà perché dice, no, sono io il vero filosofo.
probabilmente, ma insomma non lo so chi sia il più filosofo di voi due, certamente non dipende dall'attestato che hai, pezzo di carta che ti dice Non laureato. abbiamo mai litigato su queste cose, quindi credo Immagino. rimarremo. Siete due persone intelligenti, quindi non credo abbiate avuto questi problemi. No, ma casomai è lui quando ero più piccolo, io proprio ragazzino, piccolo, piccolo, ogni tanto mi riprendeva per dei comportamenti poco educati, nel senso perché facevo il bambino scemo, quindi Ah, ci sono niente, non l'ha stati fatto momenti in cui, male. ovviamente. E poi me li ricordo bene quelle poche volte in cui venivo ripreso, magari da mio fratello, di cui, o da mia sorella, che è una sorella che è in mezzo a noi due, quando venivo ripreso quelle poche volte voleva dire che sì, l'avevo combinata grossa, quindi. Beh, si impara, si cresce anche per questo, se no, sai, riconoscendo gli errori e prendendoli sul serio con filosofia. Il gioco della filosofia è la cosa più seria del mondo. È un gioco, perché è un gioco la filosofia, no? La fai, scrivi, così, ti trastulli, cosa fai di utile per la società? È un gioco, ma le cose più serie sono giochi, ragazzi. Il Sì, gioco è la cosa più seria. Certo. anche Del Piero giocava, nel senso, tutti i Eh beh, lui giocava davvero e insomma l'ha preso sul serio, credo, quello che faceva. E le cose belle sono proprio, hanno la forma del gioco, le cose importanti poi alla fine, anche quando lavoriamo, diventano belle, importanti, intense, perché si trasformano in gioco. Io posso dirti, nulla di quello che faccio per lavoro, per me è un lavoro, è un grande gioco. Già un gioco che mi fa stare bene, che mi diverte, che mi fa crescere. E quindi penso che potremmo farlo tutti questo. Dovremmo trovare il modo di trasformare in gioco il lavoro, laddove certamente il lavoro sia un'attività che abbiamo scelto, come direbbe Kierkegaard, no? La cui scelta non abbiamo delegato ad altri, al genitore no, o all'amico che ci ha costretto, ma no, ma fai quello, vedrai che poi trovi un posto di lavoro. Seguiamo le nostre potenzialità, ciò che ti dice quello che chiameremo le nostre passioni, la nostra, come dire, propensione, no? La nostra, direbbe qualcuno, vocazione, che poi è un termine anche che si usa nel campo religioso, ma Max Weber, no? Parla del Beruf, no? Il lavoro come vocazione, come la professione come vocazione. Allora, dove diventa vocazione, diventa gioco. E dove diventa gioco, ogni passo che facciamo, anche se è dettato, come sempre nei giochi, nei monopoli, piuttosto che dettato dalle regole del gioco, ci farà sentire liberi. Sono regole che non ci costringeranno. Chi di noi si è mai, quando eravamo più piccoli, ma giocavamo a Monopoli, Risico, o anche da grandi, non lo so, insomma, no? Si è mai sentito costretto dalle regole del gioco? Anzi, le ha vissute con entusiasmo, no? Si divertiva, eppure c'erano le regole molto rigide, e non puoi sgarrare. E perché non possiamo fare così sempre? E questo è il punto, la sfida è questa, no? Giocare sempre, vivere le regole come una possibilità di liberazione, che sembra un paradosso, eh? È paradosso. Io invece mi libero quando, come dire, non seguo più la regola, infrango le leggi, no? E invece la cosa più bella e più interessante è riuscire a liberarsi non infrangendo le leggi, ma assecondandole. Molto più difficile, certamente, perché l'altra libertà è banale, no? Poi sai, c'erano dei miei amici musicisti quando ero giovane, no? Che dicevano, no, io nel jazz, c'è chi dice faccio free jazz oppure faccio jazz as bopper. Il free jazz negli anni 70 era il top, no? Era una forma di espressione musicale libera, free, no? E il musicista cosa faceva nel free? Spesso molti giovani che, come dire, aderivano a questo movimento musicale dicevano, ah, io allora faccio free e non voglio studiare armonia, non voglio studiare le scale, gli accordi, sono libero, non voglio sentirmi costretto dalle regole dell'armonia. Sai cosa succedeva? Questi supposti uomini liberi, in realtà prendevano lo strumento e facevano sempre le stesse 3 note, perché quando non conosci niente sei molto meno libero di quando impari tutte le regole, perché facevano sempre le note della scala maggiore di Do, quella più facile, perché non avevano studiato niente. Allora, per
pensavano di essere liberi, ma erano molto meno liberi di chi invece applica le regole e poi al momento opportuno, i greci direbbero i kairos, sapevano anche, come dire, criticarle, metterle in questione, ma assecondandole. Questa è la cosa più difficile. Mettere in questione seguendo. Ecco, io chiuderei con questa parte musicale che hai citato. Non ci resta molto tempo e mi sarebbe piaciuto parlare molto di più di musica, visto che tu sei anche musicista, come dici, certo. Hai una bella sfinza di produzioni musicali, hai scritto dei libri, dei saggi dedicati poi a Miles Davis da una parte, filosofia della musica un altro, certo. E un altro, non so se era un libro, un articolo dedicato comunque ai Beatles, quindi... No, un libro, filosofia dei Beatles, filosofia dei Beatles, che c'è una filosofia dei Beatles. Ecco, che devo recuperare, perché alcuni titoli li conoscevo e altri no, però la lista era lunga. È un libricino piccolino, in cui mi esibisco anche come disegnatore, perché i disegni che sono dentro sono miei, sono disegni dei Beatles, però rivisitati così, e dove cerco di far capire che i Beatles, oltre ad essere stati innovatori nel campo musicale, hanno anche costituito una grande, come dire, indicazione di pensiero. C'è un pensiero nei Beatles, attenzione. Io dico sempre, nel libro, e poi quando ne parlo fuori, che i Beatles, nell'arco di 8 anni che sono esistiti, no? I Beatles, come tali, hanno ripercorso la storia dell'Occidente. Davvero, la storia dell'Occidente. C'è il periodo, diciamo così, metafisico classico dei Beatles, in cui i Beatles erano un'unità compatta che raggiunge il suo apice con St. John Peppers, no? Un'unità compatta, il tutto concreto, dove ogni brano è espressione del tutto. Il brano di Harrison, di Lennon, di McCartney si distinguono, perché quando tu li conosci sai distinguere dove c'è la mano di Harrison, dove c'è la mano di McCartney, ma in realtà riescono a disegnare un tutto unico, perfetto, da cui non puoi togliere nessuna parte come autonoma. Poi c'è la crisi, l'esplosione, il White Album, adesso sintetizzo, il White Album, copertina bianca, non so se ci ricordiamo, mentre... E St. Peppers è coloratissimo, è una grande, come dire, opera artistica di un artista pop, poi tra l'altro, mentre il White Album è una cornice bianca, vuota. Perché? Ma perché in quel momento i Beatles rompono l'unità e vengono fuori le schegge autonome, isolate di ognuno, anche materialmente andavano in studio da soli, ognuno faceva la sua canzone. Raramente si trovavano in più di 2 Beatles insieme in studio, perché ormai erano delle cellule autonome che lavoravano autonomamente, e allora non c'era più la possibilità di farle diventare un tutto unico, e ci voleva una cornice bianca che lasciasse, come dire, che liberasse le 4 personalità, soprattutto 3, ma anche diciamo 4. Poi Hegel, tesi, antitesi e sintesi. Poi cosa succede? Che, e qui parlo di Abbey Road, l'ultimo disco dei Beatles, l'ultimo registrato dei Beatles, capolavoro assoluto, perché riesce a mettere insieme l'unità concreta, St. John Peppers, nel lato B, la medley, la lunga medley, che è un unico brano, come fatto di tanti frammenti, perfettamente unitari, al White Album, cioè i singoli brani invece dei vari protagonisti del lato A. Quindi Abbey Road è la sintesi del White Album e di St. John Peppers, dove i Beatles raggiungono il vertice, perché riescono a dire, quindi usiamo il linguaggio proprio becero, filosofico, a dire l'identità di identità e differenza, dove la differenza non contraddice più l'identità, ma la manifesta, e l'identità non costringe più la differenza, ma la libera. Capolavoro assoluto. Questo è Abbey Road, ma questo è solo un assaggino della filosofia dei Beatles, che invece implica tantissime altre cose, perché ogni Beatles aveva in fondo una sua filosofia nel contesto della filosofia di questo gruppo. Vabbè,
sono molte altre cose. Poi c'è Iello Savonarì che è un lavoro. Guarda, abbiamo un sacco. Poi mi fa sorridere, sembra stia diventando un po' un discorso legato alla mia infanzia, a tutte queste cose, però fanno sorridere le connessioni poi legate anche ai Beatles, visto che cioè, qua dietro poi ho l'armadietto di vinili rubati a mio fratello, ovviamente, con tutti gli album che hai citato. Quindi sono qua pronto, c'è la console, il giradischi qui dietro, e magari oggi mi faccio qualche ascolto di quelli, se mi hai merita, suggestionato. Massimo, la nostra half an hour è raddoppiata felicemente, è diventata un'ora, quindi non voglio rubarti altro tempo. E avremo tutta una parte legata alla musica che abbiamo soltanto toccato, però magari ce la teniamo per la prossima volta. certo, volentieri, guarda, quando Abbiamo volete, discorsi quando legati vuoi. allo spazio, quindi abbiamo delle traiettorie ancora Certo, da certo. esplorare. Tanto Massimo, grazie per la chiacchierata in diretta di oggi, per le chiacchierate dei giorni scorsi, perché ci è piaciuto costruire un pochino Dai, dai. E no, dobbiamo fare in modo questi che percorsi. appunto queste cose si intrecciano sempre di più, perché è importante per tutti, ne traiamo vantaggio tutti, tutti, capito? Ecco, grazie ancora, grazie a tutti, Io grazie saluto. a te e buona Ecco. continuazione del tuo programma e della tua attività, di tutto. E un Sì. saluto anche a Paolo, se c'è da qualche parte del mondo. Ecco, alla mia collega e tua conoscente Sofia, che quindi è E a stata Sofia il un primo abbraccio di. la grande Sofia, che è stata lei che ci ha messo poi in relazione, no? Anche, anzi, soprattutto lei, devo dire. Quindi buon tutto a Poi una Sofia, a volta ricevuto te. il tuo nome da lei, io ho googlato subito il tuo nome. Ali, il papà di Sofia, che è un grande saggio, a cui ogni tanto, come dire, faccio appello per riflessione, spesso anche non concordiamo, anche sulla pandemia non avevamo le stesse idee, però è una fonte di stimoli, di riflessioni che penso Sofia abbia poi a sua volta rielaborato. Insomma. Quindi, bello, bello. Bene Massimo, un saluto a te. Prima di mettere, beh, metto giù la trasmissione e do l'appuntamento a domani alle 12:30, sempre su pagina Facebook di Young Digitals. Noi ci salutiamo velocemente e poi ci lasciamo al resto della giornata. Bene, Grazie, un saluto grazie. a tutti Ciao, ciao a e a tutti. domani. Ciao.